L'anno scorso mister Davis Mangia è venuto su questo campo e dopo è stato chiamato addirittura dalla nazionale Under 21. Lei si aspetta una telefonata? Ma io non mi aspetto nessuna telefonata, io credo che noi dobbiamo essere concreti, no? Una telefonata uno se l'aspetta sempre perché ormai sono 5 mesi, 4 mesi e mezzo che sono a casa, mi è difficile, no? Mi sento quasi un leone in gabbia, però finché ci sono serate così, le telefonate possono essere anche queste, no? Cioè, la telefonata di un Pudo, di un Pedro che mi chiama, mi dice: Beppe, vieni su un campo insieme alle ragazze, per me va bene così. Poi la vita dirà quello che sarà. Io sono fatalista, vediamo che succederà. Lei comunque conosce molto bene la piazza di Siena, conosce anche, saprà anche che comunque mister Iachini non è nuovo a miracoli. Cosa si deve aspettare quindi il Genoa nella partita contro appunto i bianconeri? L'anno scorso mi sembra di essere stato a Genova io in quella famosa partita Sì, col Siena. infatti. Iachini è partito. Io ho sempre detto che, in tutte le interviste che ho rilasciato, ho sempre detto che Siena ha preso una bella rincorsa e chi prende una bella rincorsa ha anche la velocità di poter venire fuori. Sta facendo un ottimo lavoro, un grandissimo lavoro e adesso si trova a lottare per cercare di venire fuori da una situazione che all'inizio era brutta, come meno 6. Adesso è a 2 punti dal Genoa ed è giusto che se la giochino. Che da quando è arrivato Ballardini. Mister Ballardini, sì, comunque Hanno sono stati preso tanti cambi. un trend positivo. C'è stato qualche intoppo contro squadre importanti, anche se l'ho visto giocare bene, perché sia con la Roma e sia con il Milan hanno fatto un'ottima prestazione. Perciò mi fermo qui perché non sono sicuramente la persona più adatta, se non per quello che ho visto, a dire che hanno fatto una grossa prestazione, a sapere veramente poi dopo dentro la società com'è, com'è, come non è.